Lo studio permette alle vite frammentate di ricomporsi, soprattutto a chi vede davanti a sé disperazione per un'esistenza da dover trascorrere in carcere per decenni. È la storia di Mabuka Jerome, 54 anni, originario del Camerun, condannato a 18 anni per reati vari e detenuto nella casa circondariale di Teramo dal 2008. Oggi Jerome ha discusso la sua tesi di laurea all'Università di Teramo ed è stato proclamato dottore in scienze e tecnologie alimentari. Un bel modo per riscattarsi. Fra 2 anni tornerà in libertà e forse anche in Africa. Come sapete, sono un detenuto da tanti anni. E quando mi sono trovato in carcere, ho deciso di anche intraprendere questo percorso, almeno per riscattarmi. Anche per dare esempio anche agli altri, anche di essere utili per la mia famiglia e per la società per domani. Lei ha studiato zootecnia, per farci cosa? Soprattutto per combattere la carenza nutrizionale nel mio paese, e la povertà e la fame, che è una piaga persistente. Non solo il mio paese, ma tutta Africa. Negli ultimi anni sono già 20 detenuti che si sono laureati all'Università di Teramo e questo grazie all'impegno dell'Ateneo Teramano, da sempre presente dietro quelle sbarre di Castrogno, a portare cultura e speranza per un futuro diverso. Mi ha impressionato per la fame, la voglia che aveva di ripartire. Ha fatto un esame brillantissimo. Io, impressionato da questa sua tenacia, da questa sua volontà, gli ho detto: ma vengo ad aiutarti, perché poi con me doveva fare un esame di chimica organica ancora più impegnativo. Lui ha detto: magari. E così ho iniziato a frequentare il carcere tutte le settimane, i mercoledì dall'1 alle 3. Mi permetta di usare un termine brutto: l'ignoranza, il delinquente vuole possedere con la forza, invece lo studio che apre al significato della realtà fa amare la realtà, fa amare e quindi apre una possibilità diversa. Non è facile arrivare ai massimi gradi di istruzione scolastica in un ambiente penitenziario in cui il soggetto soffre già per la limitazione della sua libertà personale. Rappresenta sicuramente un punto di partenza positivo per il suo futuro, perché un detenuto che, laureandosi in carcere, acquisisce le competenze di cultura non sono altro che l'elevazione della sua libertà di coscienza e di dignità umana. È chiaro che ha più chance per potersi allontanare dall'arte criminale, se vogliamo delinquenziale, e riavvicinarsi al tessuto sociale dal quale si era autoescluso quando ha compiuto il reato, magari occupando un ruolo di rilievo nella società civile.